Una volta determinato il trend, l'ulteriore fattore, come abbiamo detto nell'ultima lezione, che dobbiamo determinare è la componente stagionale. Tuttavia, come abbiamo detto, la componente stagionale ha un peso uguale in tutti i tempi T nel momento in cui il trend è costante. Nel momento in cui il trend è crescente o decrescente, le fluttuazioni della stagionalità hanno un peso diverso a tempi T diversi. Quindi non possiamo utilizzare la formula additiva per la determinazione della componente della domanda, ma dobbiamo utilizzare questa formula moltiplicativa in cui il valore S con J si chiama coefficiente di stagionalità ed è fornito dal rapporto del valore medio della domanda calcolata nel periodo del ciclo che stiamo analizzando riportato rispetto al valore medio della domanda totale. In questo rapporto abbiamo N di P e il numero di periodi che costituiscono la serie storica e K è la lunghezza del periodo. Per, riportandoci a questo esempio numerico che vi ho qui proiettato nella slide, i periodi sono 3, come vedete. Ogni periodo è caratterizzato da T pari a 4 e abbiamo un andamento dell'intervento di questo coefficiente 10, 15, 7, 0, 10, 15, 7 e così via, quindi si ripete ciclicamente. In questo caso, ovviamente, andando a calcolare il coefficiente stagionale significa andare a determinare la media della domanda nel periodo del ciclo rispetto alla media totale. Quindi abbiamo N coefficienti S con I, S con I, S con J, che determinano la domanda finale, moltiplicandola chiaramente per la componente di trend. Tuttavia, questi esempi li vediamo in un secondo momento. Tuttavia, questo calcolo non è sufficiente a determinare la domanda nella propria integrità, perché come abbiamo detto, abbiamo ipotizzato che la domanda del prodotto che stiamo elaborando, che stiamo trattando, è determinata dalla somma di tre componenti. Ci manca una terza componente, che è la componente di aleatorietà. Ebbene, come determinare la componente aleatoria? Immaginiamo di avere un diagramma, sempre tempo-domanda, e immaginiamo che questo sia l'orizzonte storico, omega con S, e questo l'orizzonte di previsione. Allora, la domanda nell'orizzonte storico, ovviamente, è nota. La domanda nell'orizzonte di previsione, abbiamo detto, immaginiamo di poterla calcolare in questo modo, attraverso le tre componenti. Se immaginassimo che la domanda nell'orizzonte di previsione si può calcolare anche nell'orizzonte storico in questo modo, significherebbe a questo punto che molto banalmente nell'orizzonte storico possiamo determinare la componente A per semplice sottrazione. Quindi immaginate che in questo momento vi trovate nell'orizzonte storico all'istante T star. In questo istante la domanda di T star sarà data da D T star meno P con T star meno S con T star. Questa è fatta proprio nel punto T star alla componente aleatoria. Ricordate che la componente aleatoria è una componente assolutamente casuale, quindi non ci troviamo in regime deterministico, ma siamo in regime stocastico. Il che significa che questa componente è determinata da fattori non controllabili e quindi, se è perfettamente casuale, avrà un proprio andamento probabilistico, avrà una curva caratteristica di probabilità. Quindi, per determinare questa curva caratteristica che ci consente di effettuare le nostre previsioni di questo valore, dobbiamo determinare i fattori che caratterizzano una curva, cioè una distribuzione di probabilità. Quali sono questi fattori? Media, moda, mediana, varianza. Media, moda, mediana e varianza. Bene, se l'andamento della variabile è puramente casuale, esiste un teorema che proprio si è stato studiato l'altro anche quando abbiamo fatto il PET, che ci dice che la distribuzione sarà di tipo normale, il che significa che grazie alla sola caratterizzazione della media e della varianza possiamo costruire la nostra curva di probabilità. Quindi che cosa dobbiamo fare? Andare a calcolare nell'orizzonte temporale storico, dove i dati li sappiamo perché detti qua lo sappiamo, andarci a calcolare n valori di A tali da poter determinare questi fattori, ovvero
il valore medio e la varianza, la deviazione standard e la varianza. Ci siamo? Una volta noti questi fattori, io chiaramente posso caratterizzare la curva e posso quindi inferire statisticamente o matematicamente sull'orizzonte di previsione. Quindi posso determinare i valori di A di T non più qui, che sono noti dati a semplice differenza, ma anche nell'orizzonte di previsione. Non so se sono stato chiaro, spero di sì. Questo è quello che noi dobbiamo fare per la determinazione della componente aleatoria. C'è da dire tuttavia che non è detto che una volta calcolati questi elementi abbiamo una curva che ci consente una previsione puntuale e chiara. Ci sono degli scostamenti che si possono generare, quindi per crearci dei coefficienti di sicurezza che ci diano la possibilità di tenere in considerazione quali possono essere gli scostamenti, introduciamo questo valore che si chiama coefficiente di variazione. Ci siamo? Infatti, uno stesso valore di deviazione standard è scritto assume un significato ben diverso valore riferito a una legge di distribuzione la cui media sia 550. Quindi è importante comprendere lo scostamento da questi valori. Il coefficiente di variazione quindi costituisce un parametro di giudizio relativo all'incidenza della componente aleatoria sull'andamento della domanda ed è dato dal rapporto tra A con S, sarebbe la deviazione standard della componente aleatoria, rispetto a A con M, che sarebbe il valore medio della componente aleatoria. Infatti, a frequenti scostamenti casuali della domanda dal suo valore medio corrisponderà un elevato valore del coefficiente di variazione. Quanto più è elevato lo scostamento, quanto è frequente lo scostamento, tanto più sarà elevato questo fattore C con B. Quanto meno si scostano i valori, tanto più basso sarà questo valore. È evidente considerando il rapporto che stiamo considerando. Forse perdonate la ripetizione. In definitiva, quindi, possiamo affermare che la nostra domanda è funzione di tempo, coefficienti A e B, che sono i coefficienti del trend che abbiamo calcolato, S con J, componente stagionale, A con M e A con S, ovvero media e varianza della componente aleatoria. Questo nel momento in cui trattiamo metodi a errori regressivi di tipo equiponderale, quindi abbiamo dato lo stesso valore, lo stesso peso, che scusa non valore, a tutti i dati della serie storica. Quando questo non avviene, abbiamo altre tipologie di metodologie che abbiamo enunciato nelle lezioni precedenti, che adesso andiamo a spiegare, che sono i metodi autoadattativi, che non danno ugual peso a tutti i valori della serie storica, ma danno un maggior peso ai valori più recenti e un minor peso ai valori più remoti. Tre sono le metodologie che studieremo. Oggi ci concentreremo sul livellamento esponenziale, ma abbiamo il metodo della media mobile, il metodo della media mobile pesata e l'exponential smoothing, ovvero il metodo del livellamento esponenziale. Rimandando alla prossima lezione, i primi due, andiamo a vedere in che cosa consiste il metodo di livellamento esponenziale. Allora, lo dice stesso la parola, questo metodo smozza, livella i diversi dati in funzione dell'anzianità, cioè i recenti o i più vecchi, i più remoti, attraverso l'introduzione di un coefficiente di ponderazione che chiamiamo alfa. Quindi in realtà il valore in previsione della domanda, P di T, noi lo consideriamo come la somma del valore in previsione della domanda distante T, lo consideriamo come la somma del valore di previsione all'istante, chiedo scusa, all'istante T più 1. Si può fare anche mettendo T e mettendo T meno 1 dopo, ci sono diversi testi che lo fanno così. Sul nostro libro è riportato T più 1, quindi è opportuno riportare T più 1. Quindi è il valore di previsione all'istante T più un errore, un'aggiunta, un epsilon, che è l'errore che commettiamo nella previsione all'istante T più 1. Quindi io mi metto all'istante T più 1. Immaginate l'istante T e dove sta l'ingegnere Pellegrino.
dall'istante t più 1 da qui, guardo lì e dico il valore di previsione che avevo calcolato all'istante t, quant'era? P di t. Bene, ma quanto invece è stata realmente, visto che sto qui, l'ho vista la domanda che si è presentata poi all'istante t, quanto è stata realmente la domanda all'istante t? Di t, è stato un altro valore. Quindi io faccio una ponderazione tra il reale valore della domanda che è stato determinato all'istante t meno il valore di previsione all'istante t. Quindi questo è l'errore che ho commesso. Mi seguite, ragazzi? P di t è il valore di previsione, D di t è la domanda reale. Li so entrambi perché li sto guardando da t più 1. Mi sono posizionato all'istante successivo e sto vedendo che cosa è successo. Quindi determino il valore di previsione all'istante t più 1 come somma del valore della domanda all'istante t più una differenza ponderata con questo coefficiente alfa. Questo coefficiente alfa varia tra 0 e 1, è compreso tra 0 e 1, e nel momento in cui alfa è uguale a 0 è facile determinare che p di t più 1 è uguale a p di t. Per alfa invece uguale a 1 noteremo che p di t più 1 è uguale alla domanda, il che significa che abbiamo un andamento assolutamente costante. Chiaro? Questo coefficiente alfa ci dà anche il numero di periodi che noi dobbiamo analizzare all'interno della nostra analisi. Tanto più elevato, ce l'ho la tabella, sì, tanto più elevato il coefficiente alfa, qui sta scritto 0,8, non so se si legge e se comunque la telecamera lo vede, con un valore di 0,8, quindi tanto più elevato il valore di alfa, tanto più basso il numero di periodi, vedete 1,5. Mano a mano che decrementa il valore di alfa, vedete qui alfa è uguale a 0,1, il numero di periodi da dover tenere in considerazione è 19. Per arrivare poi alfa 0,04, dove il numero di periodi addirittura da tenere in considerazione è 49. Questa tabella deriva da questa formula, dove n di p è il numero di periodi che noi dobbiamo tenere in considerazione, è determinato da 2 meno alfa su alfa. È quindi evidente che per alfa uguale 1, n e p sarà uguale a 1. Quindi per valori elevati di alfa significa che devo tenere in considerazione pochi periodi. Questo quando avviene? Quando avete ben durevoli che in qualche modo non hanno oscillazioni in umbra, tutti hanno oscillazioni di prodotti, come sapete, ma non in umbra della storia di tempo. Se avete prodotti di lusso di alta tecnologia come la Gengetto che vi ho fatto vedere prima, è il caso che teniate in considerazione periodi maggiori, perché le oscillazioni sono talmente maggiori perché non potete immaginare che l'andamento possa essere costante, almeno nell'orizzonte temporale che avete fissato. Quindi il numero di periodi che andiamo a fissare nel livellamento esponenziale è fondamentale per determinare la bontà della previsione, l'unico elemento di previsione che vi sarà determinato. Come determiniamo questo livello di previsione? E perché lo chiamiamo esponenziale? Perché si chiama livellamento esponenziale? Bene, è molto semplice se andiamo a scrivere la formula che vi ho poc'anzi riportato in quest'altro modo, ovvero p di t più 1 moltiplicando i fattori che sono qui dentro viene 1 meno alfa p di t in t più alfa di t. Ci siete? Ho banalmente moltiplicato il fattore evidenziato. Bene, se noi iteriamo questa formula per gli istanti successivi, che cosa avremo? Avremo che p di t p più 1 è uguale a alfa per la domanda all'istante t più 1 meno alfa all'istante di t più 1 più 1 meno alfa per 1 meno alfa al quadrato per p di t meno 1 e così via. Quindi voi andando ad analizzare, introducendo iterativamente all'interno di questa espressione, eliminando la parte probabilistica, quello che ottenete, eliminando l'altro probabilistica, quindi qua non è sbagliato, cioè qua è d di t più 1, d di t meno 2, d di t meno 1, d di t meno 2, d di t meno 3 e così via,
Quello che conseguite, è evidente, è un livellamento di tipo esponenziale. Come vedete, compare questo coefficiente in forma esponenziale. Quindi questo è il motivo per cui si chiama metodo di livellamento esponenziale, perché all'aumentare dei periodi più anziani, più remoti, t con 2, t con 3, t con n, il peso è sempre inferiore, come vedete, perché aumenta l'esponente. Quindi questo è il motivo per cui questo metodo, questa metodologia tiene in considerazione tutti i periodi della serie storica che noi vogliamo in funzione di quell'n che abbiamo determinato, ma dando un peso maggiore ai dati più recenti della serie storica. Dando importanza ai dati più recenti della serie storica, otteniamo così un coefficiente di smorzamento nel tempo. Tuttavia, il problema che ora si resta è come determinare alfa. Abbiamo deciso che alfa è per valori grandi ci dà pochi periodi, per valori piccoli ci dà molti periodi, ma come determiniamo il valore di alfa? Ci abbiamo due modi. Un primo metodo, che è un metodo per tentativo, ossia si inserisce un valore di alfa all'interno della formula, si va a calcolare il valore di previsione successivo, si verifica a t più 1 come è il valore reale, si vede la differenza e si ritorna iterando il processo fino a quando alfa, le differenze di introduzione di questo elemento non risultino nulla. Quindi decrementando gli errori epsilon che si vanno a creare nell'introduzione del valore di alfa all'interno del nostro, della nostra formula. Il secondo invece è quello del metodo del coefficiente di disturbo, CD. Il coefficiente di disturbo è un elemento che fornisce indicazioni su come sono distribuiti i dati rispetto al valore medio. Tant'è che la sua espressione è data da MAD, che sarebbe la mean absolute deviation, fratto la domanda media. Quindi la mean absolute deviation rappresenta l'errore medio di previsione calcolato come la sommatoria per t che va da 1 a n degli errori epsilon con i, ovvero tra la domanda dt reale e la domanda di previsione p dt all'istante t. Quindi la deviazione media assoluta, la mean absolute deviation, è data dalla sommatoria di tutti questi errori diviso n, dove n rappresenta il numero di periodi. Il rapporto tra il MAD e la domanda media ci fornisce indicazioni sulla dispersione dei dati. Più i dati sono dispersi rispetto al valore medio, più il coefficiente di disturbo è elevato. Quindi tanto più elevato il coefficiente di disturbo, tanto più sono dispersi i dati e viceversa. Tanto più è basso questo valore, tanto meno i dati sono dispersi, perché significa chiaramente il numeratore è più piccolo, quindi gli errori sono minori e quindi comprenderete bene come il valore di alfa è facilmente calcolabile in questo modo.